A Giulianova, taglio del nastro dell'ex campetto occupato, ora totalmente riqualificato grazie a uno specifico finanziamento intercettato tramite la Regione Abruzzo di circa 150.000 euro della Comunità Europea. Risistemato e colorato anche dai ragazzi che frequentano il centro diurno Rura Bilandia di Atri e gli ospiti dell'Istituto Castorani di Giulianova, strutture gestite dall'ASP 2 di Teramo che nei giorni scorsi, in vista dell'inaugurazione, hanno realizzato una scritta su una parete della struttura che ne delinea il futuro. Il campetto dei ragazzi, il campetto dell'inclusione. È stato difficile, è stato un percorso lungo, difficoltoso. Siamo qui soprattutto grazie alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, in particolare la dottoressa Medori, che si è messa a completa disposizione dimostrando anche una sensibilità, diciamo, particolare non da tutti. Ma oltre a lei anche tutte le forze dell'ordine mi sento di ringraziare, perché sono state sempre pronte e disponibili ad intervenire, ma anche a supportarmi nei momenti di difficoltà che, non nego, sono mancati. È stato un traguardo importante, come tutte le cose belle sono difficili, ma siamo oggi fieri di essere qui per inaugurare questo campetto che tornerà a disposizione non solo dei bambini del Castorani, ma di tutta la comunità. Quello che vogliamo è che questo sia non più uno spazio chiuso, ma che diventi uno spazio aperto. Una riqualificazione di uno spazio strategico all'interno del tessuto anche urbanistico della città, quindi credo che ancora una volta l'amministrazione dell'ASP abbia dimostrato il proprio valore e il ruolo importante e strategico del Comune, che grazie all'azione del sindaco Ivan Costantini chiaramente ha contribuito a cogliere questo importante risultato. Va ricordato che dal febbraio 2016 fino a novembre 2021 l'area in questione era stata utilizzata da un gruppo di anarchici. Dopo il loro sgombero effettuato circa un anno e mezzo fa con una massiccia operazione delle forze dell'ordine, è iniziata l'opera di recupero da parte dell'ASP2. Beh, diciamo che oggi è una giornata di festa, non voglio ricordare il passato, oggi riconsegniamo questa struttura al Castorani, finalmente dopo tanto tempo. Una struttura che, come vedete, è un momento particolare, perché vedere i bambini qui dentro e non vedere tutto quello che è accaduto nel corso degli anni con i residenti felici fa capire quanto si sia lavorato e quanto oggi le diverse articolazioni dello Stato, parto nel ringraziare la Procura, le forze dell'ordine, la Questura, l'ASP, tutti quanti abbiamo lavorato e abbiamo fatto vedere che lo Stato poi alla fine arriva, la legalità arriva. E vedere questi bambini che giocano qui dentro è la più grande ricompensa che oggi possa avere un amministratore della cosa pubblica.